ragazzi, come va? Io sono Ferniki. E io sono Steph. E che si chiama Lego Jurassic World. E finalmente siamo qui per iniziare la vera e propria serie. Dato che la demo vi è piaciuta tantissimo, ci avete riempito di likes, è stato davvero fantastico. E quindi siamo qua prontissimi per iniziare. Esattamente, c'è subito un dettaglio importantissimo. Guardate un attimino. Aspetta. Ma ci muoviamo in due. Eccomi. Sì. Siamo finalmente in due. Che bello. Questa cosa è davvero fantastica. Come potete vedere, siamo in un posto totalmente diverso. A quanto pare la demo del gioco era in un lasso di tempo totalmente diverso. Quindi questo è l'inizio vero del gioco. Vedremo cosa dobbiamo fare. Prima di iniziare però dobbiamo dirvi una cosa importante. Allora, come abbiamo già detto un po' di volte su Instagram e in live, stiamo facendo i lavori per cambiarci, diciamo, di postazione in un'altra camera della casa, diciamo. E stiamo iniziando a fare i lavori un po' più complessi. Mercoledì e domenica dobbiamo davvero passare praticamente tutta la giornata a fare i lavori. Anche questa domenica è già stato così. Quindi abbiamo un pochettino di problemi. Magari qualche video esce in ritardo, le live potrebbero saltare entrambe. Infatti quella di oggi salta di sicuro. Dovete avere un pochettino di pazienza. Speriamo di risolvere tutto per lunedì. Quindi ragazzi, qualche giorno che ci sistemiamo e poi saremo più forti e più belli che mai. Assolutamente sì, quello sempre. Vero? Comunque iniziamo. Allora mi metto la cuffietta. Guarda come faccio capriole. Brava. Ma sei super. Hai fatto un sacco di palestra. Io sì, ti do un pugno. Sì. Ti stavo per sparare. Aia. Non cercare di spararmi perché vedo esattamente dove è il mirino, scusami. Allora, te vieni qua. Sei ancora in ritardo comunque. No, smettila però. Ti voglio dare la scopa. Non sapevo di poterti far fuori, scusami, non lo sapevo. Possiamo iniziare? Non lo farò mai più. Ok, iniziamo. Ok, è difficile da guidare, non devi non starmi in mezzo, in questo tutti. È davvero complicato. Ma sta ammazzando la metà. Ok, ho trovato, guarda. Ok, vieni qua. Credo che dobbiamo usare questi pezzi per costruire. Ok, sì esatto, perché bene. Dobbiamo andare ad aiutare infatti i lavoratori che sono guarda lì. Guarda che lavoro in squadra, io ho costruito e tu devi dare l'energia, vai. Aspetta. Ma guarda come faccio funzionare tutto, è fantastico. Fortissima. Fantastico, siamo una squadra formidabile, super scale. Cooperativi. Venga allora, su, venga come su. Mi levo? Ok, volevo levare il... Come si chiama? Una forca elettrica, non so non come chiamarla. Non saprei come chiamarla. Non so, forca elettrica, perfetto. Ti piace? Anche qui dovrò Vai. Fare lo stesso. Ma devi fare tutto allora, tu. Allora, spostati, scusi, si sposti. Vada. Eh sì, sono molto importante in questo posto. Vedi che i miei compiti sono molto più importanti dei tuoi. Quindi un motivo ci sarà. Si Buongiorno, passa, salve. Vorremmo passare. È molto, molto arrabbiata. Allora, lei. Ho un fucile, E io una scarichetta. Lasciamolo in pace. Lasciamolo in pace che stanno facendo il loro lavoro. Perché guarda, l'ho trovata. Questo era il terzo, vai. Bello, vai. Immaginavo che fosse da qualche parte. Non avevo idea che fosse così lontano. Ma non è che ci sei tu. Non l'avrei mai detto. Ci sei tu. Ci ha dato una cosa bonus. Ok, perfetto. Quindi bravi. Ci sono anche cose bonus. Bene, non male. Oh mamma mia. A me fanno parecchio paura, ti Ce dico la verità. Li lasciamo qua. Io da non soli. Toccherei mai una gabbia con dei raptor, cioè ti dico la verità. Neanche io. Dai, aiutiamo a spingere, vieni qua. Su. Ma io sono stanco, non Dai, ne voglio. Veloce! È pesante! Forza! Ma quanti sono lì dentro? Cosa? Quanti sono lì dentro? Uno o due? Secondo me uno, dall'ombra che vedo, tu che dici? Non lo so, ma sembra davvero molto forte. Allora, si è pure inceppata la gabbia e non succede mai niente di buono quando si inceppano le gabbie. Io ti dico Dice la verità. Dice che dobbiamo rimettere il codice, vieni che ci proviamo. Allora, chissà come funziona questa roba. Cerchio, sinistra, su, giù. Ok, più o meno come nella demo, sinistra su e giù. Giù. Perfetto, andato. Dico, è ora di merenda, stai facendo merenda. No! Mi sa che Allora, ma ti sembra il momento di mangiarti una salsiccia sopra una gabbia di un raptor? Qualcun altro vuole la tua salsiccia, mi sa, non solo tu. Aiutatelo! Ma io lo lascerei lì. Ti incastra? Ma sei tu. Ma io mi lascerei lì. Scusa, cioè, hai fatto una cosa che non si deve fare. Cioè, giustamente. Era che lo poi, spuntino. Capito, sta tirando la salsiccia. Cioè, lasciagliela, vedi? Lasciagliela. È buona, anche io la vorrei. Mi ha fatto venire un po' di fame. Sì, okay. In effetti è quasi ora di pranzo, mi sta venendo fame. Ok. Ti sto guardando malissimo. E direi, me lo merito. Così. Cambiamo ambientazione. Anche personaggi, perché guarda. Ah, ho capito chi sono. Te lo ricordi? Dimmi no. Che te lo ricordi. No. Sono del primo film di Jurassic Park. Magari uno degli acquisiti ha trovato qualcosa. Vedi? Ascoltiamo, ok. Allora, noi Quindi due, ti siamo spiego. Degli archeologi che cerchiamo Velociraptor.
No, siamo degli archeologi che studiano i fossili dei dinosauri. Ok. Ok, quindi qua siamo nel nostro scavo dove stiamo studiando. Ok. Ma è bella questa cosa. Bellissima donzella. Ma è bellissima. Sì, sì, sì. Ed è il posto. Primo film. È la cosa che mi sorprende, sai qual è? Uh-huh. È che penso che ripercorreremo tutti i film. Perché tutti io penso... e cinque? Io dalla demo. Sono cinque. Sì, credo. Okay. Non me li ricordo. Ascolta, li ho visti da bambina e non mi ricordo il numero. Ti dicevo, sì. Dalla demo pensavo che sarebbe stato solo l'ultimo film, Jurassic Anche World. Io. Invece qua siamo nel primo, quindi è molto interessante. Si fa davvero interessante. Mi piace questa cosa. Allora, questo signorotto mi sa che ci ha detto che se noi andiamo qua e premiamo cerchio, scaviamo, quindi ci sposta, per favore. Ah, scusi, sì. Ci sono dei reperti importanti. Non stavo notando che lei era lì a scavare, ok. Aspetta, lo rimonto. Me lo ricordo a memoria come è fatto, ci penso io. Li studio talmente bene i fossili che so a memoria come si fa. Guarda che bello, non lo vorresti in casa? Cos'è? Ma sei pazza che lo rompi, scendi. Aspetta. Cosa fai? Io ho già capito. Questo mi serve per saltare da una parte all'altra. Brava. E qua devo fare sicuramente qualcosa per te. Sì, esatto. Perché è molto di collaborazione questo gioco. È dobbiamo molto collaborare io e te per una volta. Dai, su, forza, felice forza, quando forza. Collaboriamo. Praticamente ha problemi a rimuovere, fuori. Esatto, rimuovere lo scheletro. E infatti, vedi. Sappiamo proprio montare di tutto comunque. Sì, no, siamo davvero bravi. È fantastica. Guarda qua. Ok. Mentre lui fa quello. Ok, che stai facendo? Ho fatto un castello. Uno di quattro, quindi sicuramente qualcosa bonus. Un perfetto. Castellino per giocare. Wow, vai, costruisci il dino. Vado. Vai. Ma questo che è anche più bello. Ma che esperto di fossili che sei. Grazie. Siamo ho studiato degli, tanto per arrivare a questo esperti. Livello. Allora, qua di nuovo tocca a me perché ho visto che tu e quindi devi prendere tu quella roba, ok. Allora, concentrazione. Vai. Bravissima, vai. Attenta a non cadere. Guardami, guarda la precisione. Okay. Quando li rompiamo i fossili così? Evidentemente no. Ok, secondo preso... me è per fare pubblicità alle Lego dicendo che sono super resistenti, capito? Giusto, sì, una buonissima idea. Qua c'era qualcosa, aspetta. Ah, stai costruendo tu? Sì, avevo l'opportunità. Ma questa è una macchinetta. Ho fatto una macchina. Vai, guida. Wee... Ma è per pulire? Guarda. Sicuramente per togliere la terra e spianare un pochettino. Vabbè, voglio scendere. Guarda, hai trovato questo. Bello. Praticamente hai tolto un po' di terra e quindi hai trovato sì, i reperti. E quindi ho trovato il fossile. E questo è il terzo, perché in alto ne avevamo da trovare tre. Questo qui è il terzo, quindi adesso abbiamo finito. Ok, perfetto. E stai trovando qualcosa anche tu? Eccolo! 15 centimetri, ma è gigante. Guarda che arma così. Bellissima. Aia. Vai, clicco velocissimo. Ok. Ragazzi, ecco qua. Ma anche giusto che se la tagli casca, cioè. Un po'. Le cose in modo un po' più delicato. Sì. Guarda lì come sbrilluccica tutto, però. Bello, andiamo a vedere. Possiamo di cosa venire? Scusate, vogliamo. Ma sta cucinando un pollo quello, lo vedi? Lo vedi? Vabbè. E si starà facendo un il pezzetto pranzo. Anche per noi. Ma io voglio venire là. Non possiamo, vero? No. Vabbè, allora. Ok. Che cosa di strano? Dovrebbe avere due ruote. Ok, si è rotto qualche macchinario, dettaglio. Quindi giustamente dobbiamo aiutare. Cioè, qualcuno ha costruito una cosa con solo una ruota senza manubrio. Come e poi speravano ti dice che... anche, ecco perché sei caduto, ma va. Ci stanno chiedendo quindi di trovare la ruota e il manubrio. Quindi spacca tutto. Spacca tutto, spacca tutto. Guarda la ruota, già trovata, hai visto? Sì, l'ho vista. Ok, vabbè. Ok. Salta. Vado. Lo devi fare tu sì, questo. Vado. Zacca, 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 zacca. Ok. Allora, io prendo la ruota. Io ho trovato il manubrio. Prendi la ruota, andiamo a aggiustare la macchina. Allora, aspettano lì la ruota e qua il manubrio. Vai. Ti è caduto? Sì. Te lo vuoi guidare tu questo? Sì. Vai. Oh mamma mia. No, ma no, non no, mi no, sembra no. Che funzioni molto bene. Dove lo devo portare secondo te? Secondo me dal tizio. Da questo. Che ha paura? Tieni, ti ho aggiustato la tua macchina infernale. Sta scappando, inseguilo. Ha ragione, anch'io scapperei. Vai, inseguilo, scusi, inseguilo. È per te questa, l'ho fatta per te. No. Non la vuole? No, sta scappando. Allora, aspetta, io gli ammollo qua. Ok. Non è una buona idea. Prova un po'. Scusa, scusami. Allora, aspetta. Ah, io t'ho aggiustata. Okay, vabbè, è andata. Appena ci sono salito io è andata. Pazienza, dovevi farlo tu. Sembra probabilmente. Sembra un tacchino alto 1,80 m. Arriva un elicottero. E chi è quello? Ma questo è il professore. Ma sei un vecchietto. Sai chi è? Sì. Sai chi è? Io lo so perché mi ricordo il film. Quello che ha costruito Jurassic Park. È il proprietario dell'isola di Jurassic Park. Perché se ti ricordi nel film viene proprio a prenderci nel nostro scavo. Ma stanno combinando un sacco di disastri in sto posto. Cioè, non sono molto esperti. Siamo gli unici no. Bravi a lavorare. Siamo gli unici bravi. Scusami. Scusami. Mi hai fatto molto male. Non volevo. Mi hai fatto molto male. Ti dicevo, dobbiamo farcela amico,
dobbiamo farci l'amico, perché se ci dà una bella stanza lì a Jurassic Park con la vista bella bella. Sì, adesso lui infatti ci chiederà di andare nell'isola con lui, perché importante. Come vedi, noi siamo esperti di dinosauri e lui servono gli esperti di dinosauri giustamente per la sua isola, e ha chiamato noi. Vai, 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 vai. Ah, devi farmi questo il dino. È un trampolino. Aspetta. Vai, 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 vai. Premi il tasto per saltare. Esatto. È un po' rotto in sto joystick. Wow. Per quello non ci ho fatto. Facciamo vedere, guardate. Questo l'abbiamo comprato domenica quando siamo andati a comprare delle cose per lo studio, perché l'altro joystick che guarda! Abbiamo si è spaccato. Si sta facendo la pipì addosso. No, 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 scusi. Le serve un bagno. Qualcuno gli apre il bagno in fretta prima che faccia cose brutte. Spacca qui che magari c'è qualche. E dicevi, l'abbiamo preso sì da GameStop. È il controller di Steam. Guardate, abbiamo trovato un coso bonus. Bello. È molto strano, però è davvero molto figo. Volevo dire quello. Guardate sì. Quanto è strano. Sembra una stranave. Ne abbiamo preso solo uno. Io c'ho questo vecchissimo. Però va bene. Che è mezzo rotto. Vabbè, dai, sì. Magari c'era un altro castello. Guarda. Ok, sentiamo cosa ci dice. Ho un'isola, una specie di riserva biologica. Di riserva biologica. Ok. È spettacolare, non ho badato a spese. Le nostre attrazioni faranno impazzire i bambini. E non solo i bambini, perché vogliamo sarebbe andarci. Bellissimo. Se riuscissi a persuadervi a firmare una perizia okay. Su... Accettiamo. Devi mettermi a galla. Accettiamo. Che razza di parco è il suo? Giustamente chiedono. Diciamo che è materia vostra. Vedi, lì è da dove hanno preso il DNA dei dinosauri e li hanno ricavati. Una zanzara, che cos'è? Sì, è tipo una zanzara dell'era preistorica. Siamo già andati, sembriamo davvero noi. Che accetti senza sapere manco dove vai. Mi dici, puoi andare? Sì, scavate sì, dinosauri? No, non scaviamo dinosauri, siamo archeologi, è un lavoro serio. Disgraziato. Ci proviamo. Ci proviamo. Ma che ci proviamo? Questo è un po' malato. È un po' troppo esuberante, è talmente felice, vedi? Vedete l'abitudine al professor Malcolm. Soffre di un deplorevole eccesso di personalità. Abbiamo notato. Specialmente per un matematico. Causologo. Causologo per l'esattezza. Cos'è il causologo? Che lavoro è? Studia il caos. Non lo so, sinceramente. Non le cose a caso. Matematico capisco cosa possa essere. Il causologo no. Quindi beh, pazienza. Il matematico ok, prologo. Livello finito, bravi. Gioco bravi. Livello sbloccato. Andiamo avanti, forza. Vai, 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 vai. Tanto è tutto il recap di quello che abbiamo fatto. Veloci, 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 veloci. Esatto, veloci. Un sacco di monetine e bottoncini. Non so ancora come chiamarli. Monetine, dai. Monetine sì. Mi sembra giusto. Stiamo atterrando nell'isola. Isla Numblar Jurassic Park. Perfetto. Bellissimo. Bello. Allora, guarda. Sinistra e destra. Ok. Jurassic Park a sinistra. Infatti ce li sta zoomando. E l'altro è Jurassic World. Ok. Mi vuoi dire che quindi possiamo scegliere da dove iniziare? Sì. Sì. Io direi che andiamo in senso cronologico. Nel senso partiamo da Jurassic Park. Dai, tanto dopodiché... li dobbiamo fare tutti. Quindi esatto, perché no. Esatto. Ok. Vai okay. Andiamo allora. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno signori e signori. Benvenuti al Jurassic Park. Ci ha diviso lo schermo. Ok, quindi direi perfetto. Che allora siamo sicuri di Jurassic Park? Sì. E allora andiamo dritti, dai. Vai. Tanto poi pian piano salta faremo... su, vado. Ma io non voglio lui. Vabbè, pazienza, pazienza. Cosa sarà? Ah, ok, un pezzo giustamente per far funzionare il cancello. Ok, ci siamo, okay. ci siamo. Ok. Bello, 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 bello. E adesso dobbiamo tornare nella macchina? Serve lui. Ok, beh, perché giustamente lui è il proprietario per azionare il cancello, giustamente. Di nuovo, giù, lui. Su, giù. Giù. Giù, su, giù. Ok. È troppo divertente. Molto. Si apre. Ok. E ora si entra per davvero. Si entra per davvero nel parco. Allora, aspetta che devo riprendere il mio personaggio un attimo. Giustamente. Ok, ok, ci sono. Andiamo. Andiamo. Mi sono affezionato, ormai voglio usare certo. Lui. Certo. Allora, ok, andiamo. Ho rubato la macchina. Guido io. Sali. Vai. Sono dietro a guardare. Come si guida? Secondo te? R2. Ah, ok. Attenta, è difficile. Perché abbiamo messo Ferenichi al volante? Mamma mia, sei difficile. Ok, okay meno male che è partito il filmato, grazie. Grazie, cosa, sinceramente. Senti, senti. Sono molto ok. Preoccupa. Entro 48 ore, se non sono convinto, non lo saranno neanche ok, loro. Quindi abbiamo bisogno di soldi. Bottega, abbiamo portato questo qua a valutare se vale la pena investire soldi per il sul parco. Eh beh, giustamente penso che non tutti siano molto convinti del fatto che esistano di certo. Nuovi dinosauri. Io cioè, non ci crederei. Fino a quando non li vedi? Vedo. Vedi? Mi sa che qualcuno l'ha visto. È impossibile che si trovi qui. Wow, deve essere bellissimo. Guardalo. Che poi sarebbe il brontosauro, vero? Sì, se mi ricordo bene. Sì, lui è un brontosauro. Ed è gigantesco, ragazzi. Mamma mia. Cioè, che una bello. Sua zampa
è forse un palazzo da tre piani, vedi? Ah, può essere, a guarda, livello di proporzione, due piani di palazzo lo sono, Ci facciamo una fortuna con questo posto. Adesso sei convinto? È già convinto. Ha visto i soldi e si è convinto. Ha ragione. Vabbè, dai, sì, è un investitore. Io non penserei a soldi in questi momenti, Vabbè, ma lui è un investitore, il suo lavoro. T-Rex? Beh sì, ti ricordi Jurassic Park come va a finire col T-Rex? Ma ti ricordi come va a finire? Non bene, Infatti non bene, io bene. Avrei preso solo gli erbivori per sicurezza. Vabbè, però se ci pensi, alla fine il T-Rex è il più famoso. Se tu devi fare un parco e attrarre i turisti, il T-Rex diciamo che fa la sua bella figura. Che I Parasaur, quelli sono i Parasaur, che bellini. Se ne conosciamo molti perché abbiamo giocato molto a Dark Survival Evolved. Era il mio dinosauro preferito, il Parasaur, si chiamava Vincent, vedi, ce l'ho di nuovo qua. Ciao Vincent. Ma non lo potrei prendere questa volta, soprattutto non lo potrei cavalcare come un tempo. No, secondo me dobbiamo vieni. Esplorare e andare dei dinosauri, perché giustamente noi la cosa Questa è una cosa strana. Eppure no, niente. Pugni, no. Allora. Fidati che dobbiamo salire sulla sua coda, guarda. Pronta? Ma dici? Sì, io sono nato per salire sulle code. Scusi. No. No, non funziona. Te l'ho detto che non, beh, non aveva senso. Volevo salire. E ti ricordi questo che è il posto dove sta il professore? Bellissimo. Guarda quel fossile, vedi, è più bello di quello che abbiamo costruito noi, quello scheletro di dinosauro. Vabbè, non vale. È gigantesco. È di un T-Rex, giusto? Immagino di sì. Di un T-Rex? Immagino proprio di proprio sì. Vi mettete tutti a sedere? Certo. Oh, ok. La goccia del tuo sangue a miliardi di filamenti di DNA, i mattoncini. Ok, ci sta spiegando infatti come sono stati rifatti i dinosauri. Vabbè, ci sta spiegando il filmato come loro hanno rifatto i dinosauri, vedi? Hanno preso la zanzara che succhiava il sangue del dinosauro, che si è fossilizzata nell'ambra. Mi ricordo tutto a memoria, non ho bisogno neanche di leggere. Vedi? Gli scienziati di Jurassic Guardali! Hanno il sangue conservato nella zanzara. E ora? Possiamo creare un baby dinosauro. È giustamente che il filmato che ci spiega. Bellissimo. Buongiorno. Ma cresce qualcosa in diretta? Sì, si schiude l'uovo. Ma non fate così che poi sul primo essere col quale distrugge. Entrano in contatto. Eccoti qui. Oh, che carino. Il controllo che state tentando non è possibile. Se c'è una cosa che l'evoluzione ci ha insegnato è che la vita. Lui non è molto convinto, vedi. Anche io avrei un po' di paura. Guarda. Che specie è questa? È un velociraptor. Sono letali a 8 mesi, letteralmente letali. Ho cacciato tutti gli animali dei quali Mamma si va a mia, caccia. Sono davvero ma come cattivi. Si muovono questi? 80-100 km l'ora in spazio aperto. Mamma mia. Wow. Hanno buona memoria. Che cos'è quello? È Billy! Ma lo stanno dando da mangiare, io non vorrei dire. Ecco. No. Ok, no. Allora, abbiamo di nuovo cambiato ambientazione, notato? Sì. Abbiamo di nuovo cambiato. Siamo tornati dove eravamo. Direi di fermarci così, dato che appunto stiamo per iniziare un'altra parte. Mi sembra il momento giusto dove fermarci per il primo episodio. Ovviamente se vi piace questo video supportate questa serie, perché a noi sembra davvero fantasticissima. Io lo spero perché mi piacciono troppo questi giochi e sono felicissima. E poi almeno facciamo qualcosa di diverso da Roblox ogni tanto. Su che c'è certo, bisogno sta, di portare qualcosa di diverso, ma non troppo, perché comunque un po' li assomiglia. A parte che abbiamo dei dinosauri giganteschi. No, a parte che bellissimi. Ripercorriamo tutti i film di Jurassic Park, che secondo me è una cosa fantastica, perché io da bambina li adoravo, li ho rivisti anche da grande, quindi è davvero fantastico poterli rigiocare. È vero. Bene, che se riesci così su giù, lasciateci un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao.